Benvenuti, benvenuti a questo speciale 7 che abbiamo intitolato It's Brexit, perché è accaduto ciò su cui pochi avrebbero scientemente scommesso: la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Un risultato clamoroso, un terremoto nel vecchio continente, uno schiaffo al resto d'Europa con un preoccupante effetto domino all'orizzonte. Ma come si è arrivati a questo incredibile verdetto? Cercheremo di capirlo oggi con l'aiuto di Paolo Magri, il nostro ospite, direttore dell'Istituto per gli Studi Internazionali, Politici Internazionali. Grazie per essere con noi. Professore. Grazie a voi. E allora cominciamo con le parole di David Cameron, perché naturalmente questo verdetto ha provocato un terremoto politico per il governo inglese. Cameron infatti perde la sua giocata decisiva e annuncia le dimissioni. Ascoltiamolo. Sky News is projecting that the UK has voted out. The UK electorate has taken the historic decision to withdraw from the European Union after more than 40 years of membership. Il popolo britannico ha preso una decisione molto chiara di intraprendere una strada diversa e per questo il nostro paese ha bisogno di una leadership che lo possa guidare in questa direzione. Io farò il possibile come primo ministro per guidare la strada nei prossimi settimane e mesi, ma non sarà giusto da parte mia continuare a essere il capitano che guiderà questa nave verso la destinazione futura. Non è una decisione che ho preso con facilità, ma credo che sia nell'interesse nazionale avere un periodo di stabilità ed è questo che ha bisogno di una nuova leadership. Non c'è un programma preciso necessario oggi, ma ci dovrà essere un nuovo primo ministro eletto all'inizio della conferenza del Partito Conservatore a ottobre. Il Paese ha partecipato a un esercizio democratico congiunto, forse il maggiore della nostra storia. Più di 33 milioni di persone dell'Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Gibilterra hanno avuto voce in capitolo. Dobbiamo essere orgogliosi del fatto che in queste isole abbiamo fiducia nelle persone che hanno preso queste decisioni. Abbiamo una democrazia parlamentare, poi per quanto riguarda l'organizzazione del nostro governo ci sono momenti in cui è giusto chiedere allo stesso popolo una domanda e lo abbiamo fatto. Il popolo britannico ha votato a favore dell'uscita dall'Unione Europea e questa volontà sarà rispettata. Allora, professore, abbiamo sentito le parole di Cameron, colpito al cuore insomma, da questo risultato, questo verdetto delle urne, però diciamo la verità, fino a poche ore insomma, prima dei risultati quasi tutti avrebbero scommesso sulla permanenza, tant'è che io guardavo ieri mattina i titoli dei giornali che erano andati in stampa naturalmente in ore consapevoli di una certa aria che tirava, ma che poi sono stati smentiti dai fatti, perché si diceva in vantaggio il Remain piuttosto che il Leave. Come si è arrivati a tutto questo? Si è arrivati perché è stato un voto non razionale, un voto della pancia. Non c'è un singolo motivo razionale per la Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea, ci sono solo svantaggi ora e nel futuro, ma ha votato la pancia del Paese. E la pancia del Paese è euroscettica, dobbiamo rassegnarci a questo fatto, l'abbiamo visto nella storia della Gran Bretagna, questa pancia tende a vedere nell'appartenenza all'Unione Europea l'origine di tutti i principali problemi del Paese e pur di liberarsi di questo gravame è disposta a percorrere una strada pericolosa, rischiosa economicamente e politicamente che è quella dell'uscita dall'Unione Europea. Secondo lei però, vuol dire, che cosa ha permesso il travaso evidentemente dei voti che prima stavano all'interno di un'area, come dire, attendista piuttosto che quelli che invece erano per questo impegno propulsivo verso l'abbandono dell'Unione Europea? Perché qualcosa deve essere cambiato nelle ultime settimane. Poi parleremo peraltro... Assad, qualcosa è cambiato perché noi ci confrontiamo con i sondaggi.
E quindi non abbiamo, i sondaggi anche ieri hanno dimostrato di avere delle pecche, forse erano volutamente sbagliati per creare un'atmosfera, quindi non sappiamo cosa è cambiato, sappiamo solo che è andata a votare una percentuale record degli inglesi, superiore alle elezioni politiche. In Gran Bretagna quando si vota alle europee vota il 36%, alle politiche il 66%, qui siamo totalmente al di sopra, e quindi è andata forse a votare anche una parte del paese che in genere non si esprime, e questa parte del paese ha un'avversione verso l'Europa e sogna ancora con nostalgia una Gran Bretagna potenza mondiale che vada sola nei mari difficili del mondo. Abbiamo ascoltato le parole del capo del governo in ginocchio insieme al suo esecutivo di fatto. Esulta invece Nigel Farage, l'accanito leader anti-europeista per il capo dell'UKIP e l'Independence Day. Sentiamo. The sun has risen. Oggi il sole sorge su un Regno Unito indipendente e il tempo è migliorato, come vedete. 17 milioni di persone sono a favore dell'uscita. È una vittoria per tutte queste persone contro le grandi banche commerciali, le grandi imprese e le grandi politiche. Sono davvero felice che tutti abbiano avuto il coraggio di affrontare tutte le minacce per fare la cosa giusta. È stata un'unica elezione per me, un voto laborista, e noi come campagna di partito siamo intervenuti in queste aree laboriste. C'è uno scollamento notevole fra Westminster e la vera comunità, l'opinione pubblica, e questo referendum si ripercuoterà nel resto dell'EU. Anche i partiti euroscettici, come in Olanda, saranno rassicurati, quindi saremo vicini a una ulteriore uscita. Anche in Danimarca la maggior parte delle persone sono a favore dell'uscita, quindi ci sarà una Dexit, altrettanto avverrà in Svezia, Austria e Italia. Insomma, un fallimento totale dell'UE. Quindi spero che sia il primo passo verso un'Europa di nazioni, di state nazioni sovrane, vicine, amici, ma senza presidenti non eletti. Professore, secondo alcuni commentatori il vero vincitore di questo referendum è Farage. È chiaro che quando gli storici analizzeranno gli errori di Cameron, sottolineeranno come Cameron, con questa idea del referendum, abbia trasformato un leader di un partito che non è neppure presente, dato il sistema elettorale inglese, in Parlamento, l'UKIP non ha un singolo deputato, lo ha trasformato nel vincitore e in una persona che si appropria del 52% dei voti inglesi, perché in questo momento la sua piattaforma di uscita dall'Europa, unica rispetto a quella di laburisti e conservatori che ufficialmente sono a favore, fanno di lui il vincitore di questa campagna. E nelle parole che pronuncia adesso emerge una variante della strategia inglese solita. La Gran Bretagna ha sempre voluto non farsi coinvolgere in Europa, ma far sì che anche il resto dell'Europa non andasse avanti. E cosa sta dicendo lui ora? Noi fuori soli, ma faremo saltare tutta l'Europa, così che tutta l'Europa sarà fatta di tanti altri paesi, piccoli come noi e soli. È un quadro davvero agghiacciante. Lei ha detto prima, il risultato è comunque il verdetto che arriva dalla pancia del paese. Le chiedo, facendo riferimento a un passaggio dell'intervento di Farage, lui ha detto è il risultato anche dello scollamento tra Westminster e il popolo inglese. Può essere vero? È sicuramente vero ed è un problema che non tocca solo la Gran Bretagna, e lui è stato abilissimo, il fronte del Brexit è stato abilissimo nel porre la questione in una cornice di rapporto fra gente vera ed elite. Le elite sono quelle di Westminster, le elite sono quelle delle banche, le elite sono quelle di Bruxelles. Questo è stato il tema della campagna, per cui le popolazioni dei centri rurali, delle zone con molta disoccupazione, delle zone più in difficoltà, hanno visto in questo referendum la loro battaglia e vittoria contro le varie elite in Gran Bretagna e in Europa.
E vediamo alcune possibili conseguenze della vittoria del fronte favorevole all'uscita del Regno Unito dall'Europa, a meno che Londra non firmi accordi con i diversi paesi dell'Unione che consentano di mantenere molte situazioni inalterate, le cose si potrebbero complicare per i cittadini europei che vorranno avere a che fare con la Gran Bretagna, che sia per viaggiare, studiare, lavorare oppure accedere al welfare. 44 anni di permanenza oggi il divorzio da Bruxelles. Cosa cambia per gli europei? Per il 2016 poco o nulla accadrà. L'uscita di uno Stato membro dall'Unione richiede comunque un paio d'anni, ma in futuro si appare difficile che Londra varerà regole particolarmente restrittive, a meno che Bruxelles non lo faccia coi britannici, a pagare di più potrebbero essere gli studenti del continente. Ogni anno decine di migliaia di ragazzi studiano nelle università inglesi, pagando la stessa retta dei loro colleghi, e cioè massimo 9.000 sterline all'anno in tutto il paese, e addirittura zero in Scozia, dove l'università è gratuita. In futuro potrebbero dover pagare le rette chieste oggi agli studenti extra europei, che possono arrivare a più di 35.000 sterline. A rischio l'assistenza sanitaria gratuita o la possibilità di chiedere un prestito studentesco o una borsa di studio. In bilico l'Erasmus, dato che i costi del programma vengono sostenuti dall'Unione. Insomma, Cambridge e Oxford potrebbero diventare un sogno irrealizzabile. Passiamo al lavoro. Oggi in Gran Bretagna sono occupati fra i 2 e i 3 milioni di cittadini europei. Per quelli che, tra cui mezzo milione di italiani, già risiedono e lavorano nel Regno Unito, non ci dovrebbero essere problemi. Ma anche qui il condizionale è d'obbligo. Insomma, è probabile, ma non impossibile, che non sarà loro richiesto un visto. L'assistenza sanitaria oggi gratuita sarebbe un punto interrogativo, così come gli strumenti di welfare, il sussidio di disoccupazione, prima di tutto. È possibile invece che, sempre salvo accordi, un visto di lavoro sia richiesto a chi, d'ora in poi, vorrà lavorare in Gran Bretagna. Infine il turismo. La rapida svalutazione della sterlina renderebbe paradossalmente molto conveniente viaggiare nel Regno Unito, dove le vacanze sono sempre molto costose. È invece molto remota la possibilità che in futuro possa essere richiesto un visto ai cittadini europei che vogliono visitare il paese, anche per non indebolire un settore che vale una bella fetta dell'economia inglese. Chiara Cerqueti, Sky TG24. Allora, in questo servizio abbiamo visto un quadro generale ricco di molti punti interrogativi, dal lavoro alla sanità al turismo. Ecco, quale di questi potrebbe concretizzarsi in modo negativo? Ma innanzitutto chiariamo che sono tutti punti interrogativi. Punti interrogativi perché, quando si è detto anche prima, l'uscita avverrà in 2 anni, perché in questi 2 anni ci sarà il negoziato fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, così prevede l'articolo 50 del trattato. Questo negoziato di cosa tratta? È un negoziato in cui la Gran Bretagna cercherà di mantenere l'accesso al mercato unico, cioè la circolazione delle merci, e i paesi europei chiederanno dei vincoli, delle facilitazioni, per esempio per il programma Erasmus, per gli studenti europei che verrebbero considerati ancora come gli inglesi. Quindi tutti i temi toccati in questo servizio sono oggetto di negoziazione. L'unica certezza è quella che riguarda il welfare, perché il welfare privato ai futuri ragazzi e ragazze italiane o di altri paesi che andassero a Londra, ci sarebbe stato, ovvero l'assenza di questo welfare, anche nell'ipotesi del Remain, perché l'accordo che la Gran Bretagna ha fatto con l'Unione, nel caso fosse rimasta, prevedeva già la sospensione del welfare, quindi questa è una quasi certezza che verrà meno per i nostri cittadini. La vittoria della Brexit finisce con l'impattare anche sui rapporti interni al Regno Unito. Le tendenze autonomiste si risvegliano, la Scozia vuole un nuovo referendum per uscire appunto dal Regno Unito e in Ulster lo Sinn Féin chiede una consultazione per la riunificazione dell'Irlanda. Esulta il leader storico degli euroscettici dell'UKIP, Nigel Farage, canta vittoria e ne ha tutte le ragioni visti i risultati delle urne. Questa è l'alba di un Regno Unito indipendente, oggi è il nostro Independence Day, dice. Ma la domanda ovvia è: di quale Regno Unito stiamo parlando?
perché è indubbio che il voto ha evidenziato differenze fondamentali tra le altre nazioni, tra virgolette, che costituiscono il Regno Unito di Gran Bretagna. Mentre Inghilterra e Galles hanno votato in maniera netta per il Leave, i cittadini di Irlanda del Nord e Scozia avevano invece scelto di restare e le conseguenze potrebbero essere inevitabili. Subito dopo l'annuncio del voto favorevole all'uscita dall'Unione Europea, il Sinn Féin, il movimento indipendentista del nord dell'Irlanda, ha chiesto che si tenga un referendum per l'unificazione con l'Eire. Ecco come potrebbe cambiare la cartina e la natura dello Stato britannico. Rabbia e malumore al momento sono predominanti in Irlanda e il timore è che il divorzio da Bruxelles possa compromettere il processo di quella pace mai completamente raggiunta. Il ripristino dei controlli alla frontiera fra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord e un aumento delle tensioni. Ma c'è anche la Scozia, intenzionata a chiedere l'indipendenza dal Regno Unito. Il Premier Nicola Sturgeon lo ha già detto, il nostro futuro è nell'Unione Europea. E se accadesse, la nostra cartina cambierebbe ancora, diventando così. E non si può dimenticare la delusione di Gibilterra, che ha votato ampiamente per restare. Ora la Spagna propone una sovranità condivisa sul territorio britannico d'oltremare per consentirle di mantenere l'accesso all'Unione Europea. La Gran Bretagna è ora chiamata a darsi delle risposte. Che tipo di paese sarà? Il paese grande e indipendente su cui i leader del Leave hanno insistito, richiamando quasi i tempi dell'impero, o piuttosto una piccola Gran Bretagna nazionalista e un po' xenofoba, di sicuro si apre un capitolo incerto della sua storia. Pina Esposito, Sky TG24. E ovviamente mi aggancio all'interrogativo finale del servizio della nostra Pina Esposito. Che Gran Bretagna sarà? La domanda e l'interrogativo è sul grande, sulla dimensione. Sempre quegli storici che valuteranno Cameron fra qualche anno a bocce ferme dibatteranno di un leader che probabilmente ha consegnato il paese alla irrilevanza dimensionale, perché già la Gran Bretagna non ha più lo spazio nel mondo che aveva un tempo e aveva un significato globalmente per essere quasi il 20% del più grande blocco economico mondiale, l'Europa. La Gran Bretagna fuori da quel blocco pesa per il 4% del PIL mondiale, quindi è un paese irrilevante rispetto alle grandi potenze del mondo. Una Gran Bretagna che perdesse l'Irlanda del Nord e la Scozia, Gibilterra conta poco dimensionalmente, è un paese di medie dimensioni. E questo è uno di quei motivi, quando dicevamo all'inizio, è stato un voto di pancia rispetto a un voto di razionalità. Come si può essere grandi diventando sempre più piccoli? Questo è come si può rincorrere la grandezza di un passato presentandosi sempre più piccoli. Qualcuno potrebbe dire, ma perché Brexit ha favorito la nascita di, come dire, il cambiamento, insomma, di un pensiero? Perché Scozia era favorevole al Remain, Irlanda pure, adesso visto il risultato entrambi chiedono autonomia. Sono due nazioni, Scozia e Irlanda, che comunque hanno rapporti tiepidi con il Regno Unito, se non, soprattutto la Scozia non avrebbe fatto il referendum. E già con questi rapporti tiepidi con il Regno Unito, trovarsi in una situazione di scenario devastante economicamente, come tutti gli analisti hanno sottolineato, non solo quelli del campo Remain, una perdita del PIL che può andare dall'1 all'8% a seconda del tipo di negoziato che si farà con l'Europa, come puoi pensare che questi paesi già tiepidi nel rapporto col governo di centrale possano decidere di rimanere avendo di fronte uno scenario di questo tipo e in più rapporti difficili con Westminster? È ovvio che questo sarebbe riemerso e questo sta succedendo. È successo molto prima di quanto pensassimo. Le dichiarazioni sono venute a poche ore dal voto. La Brexit dunque spaventa i mercati. Il governatore della Banca d'Italia, Mark Carney, nel suo intervento ha però rassicurato il Regno Unito e preparato a fronteggiare la situazione. Sentiamo le sue parole. E ci vorrà un po' del tempo perché il nostro paese possa stabilire nuovi rapporti con l'Europa e il resto del mondo. Quindi alcune volatilità di mercato possono essere previste, ma siamo pronti per affrontarle. Alcuni mesi fa la banca ha giudicato che il rischio referendum sarebbe un rischio interno alla stabilità finanziaria. Per mitigare questo rischio
Abbiamo realizzato dei piani di intervento che cominciano con l'assicurare che il nucleo del nostro sistema finanziario sia capitalizzato, liquido e forte. Questa resistenza ha permesso di realizzare anche le nostre attività di investimento in valuta estera. Tutte queste risorse supporteranno il funzionamento dei mercati di fronte alla volatilità a breve termine. Siamo intervenuti per prepararci a questo evento di oggi e nel futuro non esiteremo a prendere qualsiasi ulteriore provvedimento per far fronte a queste responsabilità. Professore, abbiamo visto le reazioni, insomma, devastanti che si sono avute a livello delle principali borse europee. Il vecchio continente veramente ha traballato con perdite massicce ovunque. Abbiamo ascoltato le parole rassicuranti, insomma, del capo della Banca d'Inghilterra. Tanto in quell'ultimo passaggio non esiteremo a prendere i necessari provvedimenti, parole che mi hanno molto ricordato il famoso bazooka di Mario Draghi. È impensabile che il governatore della banca centrale di un paese sotto attacco come oggi dai mercati vada a dire qualcosa di diverso che non un messaggio per tranquillizzare. Ed è pensabile allo stesso modo che nelle scorse settimane qualche provvedimento sia stato preso. Ma qui il punto è però se questa instabilità, questa incertezza fosse riferita ai prossimi giorni, il messaggio rassicurante è anche credibile. Quello che deve preoccupare è che questo messaggio, questa instabilità può durare in vari momenti dei prossimi 2 anni. Noi ricordiamo i negoziati Grecia-Europa, con questi vertici nel weekend in cui si diceva sui vari punti l'accordo è trovato, poi il lunedì veniva smentito dal governo tedesco e poi dal governo greco e i mercati ripartivano con la speculazione. Ecco, nei prossimi 2 anni noi potremo avere diversi momenti di questo tipo, perché lo dicevamo prima. L'impatto sulla Gran Bretagna di questa decisione dipende da quale sarà il negoziato poi. Se il negoziato che viene fatto con l'Europa dopo mantiene il mercato interno, cioè la Gran Bretagna è in grado di vendere e comprare prodotti senza dazi con gli altri paesi europei, in cambio di un po' di circolazione di nostre persone in Gran Bretagna, l'impatto non è devastante, si parla di, secondo le stime, 1-2% del PIL. Ma se durante quei negoziati si sfiorasse di far saltare la trattativa per questo accordo, l'impatto può essere pesante, la speculazione può essere pesante. E rispetto a questo, i bazooka del governatore della Banca Centrale Inglese, vedremo quanto sono forti e in grado di fronteggiare il nemico. Quindi rassicurazioni, lei diceva da qui a 2 anni, io le dico da qui a 4 mesi perché sappiamo che Cameron ha annunciato le dimissioni, saranno ufficiali a ottobre, è un periodo 4 mesi che insomma in un quadro di assoluta instabilità certamente potrebbe creare problemi perché il governo comunque è palesemente zoppo. Il governo è palesemente zoppo però... Non credo che sia questo l'elemento che aggiunge particolare fibrillazione, c'è già sufficiente fibrillazione rispetto a questo. Come dicevo, a me spaventa di più il nuovo governo, probabilmente un governo Johnson, un nuovo governo che tra l'altro ha anche degli rapporti con l'Europa particolarmente ruvidi, il nuovo governo Johnson di fronte a negoziati, ci farà ricordare certi momenti di Tsipras e Varoufakis nel rapporto con la Grecia, anzi forse ce li farà rimpiangere. Allora, chiudiamo qui la prima parte di Seven, lo ricordo interamente dedicato all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, il TG Flash, e torneremo subito dopo. Seconda parte di Seven speciale che abbiamo intitolato It's Brexit, stiamo analizzando i motivi che hanno portato all'uscita della Gran Bretagna dall'euro, ma stiamo cercando anche di capire che cosa succederà adesso, perché lo scossone di Brexit ha seminato una improvvisa preoccupazione a livello anche delle istituzioni europee e dei principali stati membri. L'Europa reagisce con nettezza e durezza. Ascoltiamo il presidente del Parlamento europeo Schulz e poi Angela Merkel. È un paese che ha sempre oscillato sul fatto di appartenenza. Adesso hanno deciso a favore dell'uscita ed escono dal mercato unico più grande del mondo. Ci sono dei messaggi di insoddisfazione, preoccupazione nel Regno Unito.
che si verificano anche in altri paesi, e quindi questo scollamento fra istituzione e fiducia dei cittadini bisogna tenerne conto. Per quanto riguarda la ingiustizia di distribuzione di ricchezza e la disoccupazione giovanile, siamo pronti alle due alternative già da diverse settimane. Sono molto deluso e triste. Dobbiamo dunque dire chiaramente, fare in modo che i cittadini e le cittadine possano notare concretamente quanto l'Unione Europea ha contribuito a migliorare il loro tenore di vita. Questo è il compito delle istituzioni dell'Unione Europea, così come un compito degli Stati membri. Ho convocato i capogruppi e i leader dei vari partiti sulle prossime misure. E nel martedì ci sarà una seduta straordinaria del Parlamento per informare appunto i membri del Parlamento sulla decisione. Non c'è molto da dire. La giornata di oggi è un taglio netto per l'Europa e per il processo di unità europeo. Prendiamo in esame entrambe le dichiarazioni. Cominciamo da Schulz, che ha detto una serie di cose. Aveva anche detto, puntini puntini, d'altronde il rapporto tra Unione Europea e Gran Bretagna è sempre stato ambiguo, quindi forse era un po' pessimista. Beh, ha ragione. Basti ricordare che la Gran Bretagna è entrata nell'Unione Europea, che non si chiamava così allora, nel 72, e 3 anni dopo c'è stato il primo referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, e all'epoca furono i laburisti, non i conservatori di Cameron, a chiederlo, e Margaret Thatcher, che era il leader dei conservatori, fece una campagna per rimanere. La stessa Margaret Thatcher, 10 anni dopo, aprì il famoso negoziato We Want Our Money Back per il rimborso, mettendo in grande difficoltà l'Unione Europea. E poi c'è stato tutto il negoziato con gli opt-out su Lisbona negli trattati seguenti, sino ad arrivare a Cameron, che ha tenuto sempre un atteggiamento molto freddo con l'Europa e ha di fatto indebolito la leadership inglese in Europa. In questi ultimi anni non ha contato quasi nulla, non solo perché non sono nell'Eurogruppo, ma perché Cameron non ha creato coalizioni fino ad arrivare al referendum. Quindi Schulz dice qualcosa di non dibattibile. Passiamo alla Merkel, quel passaggio con un taglio netto con l'Europa, allora è una presa d'atto di quanto è accaduto o sono parole che in qualche modo possono contenere qualcosa di minaccioso? Beh, allora, la Gran Bretagna decide di uscire, se decidendo di uscire ottenesse nel negoziato tutta una serie di benefici, si aprirebbe una voragine di precedenti in altri paesi giustamente la Merkel e altri leader non vogliono creare. Non stiamo dicendo che si arriverà a un conflitto, a una tensione negoziale totale con la Gran Bretagna, ma in certo modo bisognerà far capire che se si è fuori, si è fuori, la parola che è stata utilizzata anche nei giorni precedenti da Juncker. Questo ci porterà alla difficoltà del negoziato che avverrà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Ci saranno dei paesi che vorranno farla pagare alla Gran Bretagna, questo è un dato che innegabilmente c'è, e l'accordo finale, quello per l'uscita, richiederà una maggioranza qualificata, basteranno 7 paesi per impedire che questo accordo, quello alla fine del processo dell'articolo 50, venga concluso. Per esempio il solo blocco dei paesi dell'est, quello che preme perché venga mantenuta la circolazione di persone in Gran Bretagna, potrebbe bloccare un accordo che non include qualche forma di circolazione delle persone in Gran Bretagna, cioè di immigrazione. Ma al di là delle ripercussioni politiche, naturalmente anche finanziarie, ma tecnicamente che cosa deve fare un paese che decide di abbandonare l'Unione Europea? Cerchiamo di capirlo insieme a Giorgio Rizzo. Allora, cerchiamo di capire cosa deve fare un paese quando ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Allora, tutto è regolato dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, il trattato più importante dell'Unione Europea del 2007, che proprio regola le procedure per il divorzio di un paese dal resto dell'Unione. Dunque, la prima cosa che un paese che decide di lasciare l'Unione che deve fare è quindi di notificarlo
farlo al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, una volta che ha ricevuto la notifica di questa decisione, poi deve dare il suo via libera all'accordo che sancisce questa uscita a maggioranza qualificata, previa però approvazione da parte del Parlamento europeo. Ecco che dal momento in cui si è arrivati ad un accordo sull'uscita di quel paese, non sono più applicabili a quel paese i trattati europei. Il fatto è però che ci sono 2 anni di tempo per poter arrivare a questo accordo. Se entro questi 2 anni il negoziato va avanti e quindi l'Unione Europea e il paese che vuole uscire si mettono d'accordo sulle modalità di uscita, ok, altrimenti quel paese cessa di colpo alla scadere dei 2 anni di essere un membro effettivo dell'Unione Europea. C'è poi una terza ipotesi, cioè che questi 2 anni in realtà si possano prolungare, ma per fare questo occorre il consenso unanime di tutti i paesi restanti, cioè in questo caso dei 27 paesi dell'Unione. E allora rapidamente vediamo cosa deve fare Londra quando, ovviamente ora è stato deciso dal referendum, cosa deve fare per uscire di fatto dall'Unione Europea. Deve comunicarlo al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo di fatto crea le basi per il negoziato tra Londra e Bruxelles. Questo negoziato poi deve essere preso in mano nelle sue modalità effettive dalla Commissione europea, che entra nel dettaglio delle modalità di uscita, e alla fine, ad accordo raggiunto, è il Consiglio che decide a maggioranza qualificata, ma è anche il Parlamento europeo che decide, e su questa decisione non è previsto che nessun Paese possa avanzare il diritto di veto. Allora, tecnicamente sembra una procedura quasi perfetta, ma all'interno di questa procedura, all'interno di questi passaggi, c'è qualche step che potrebbe risultare delicato? Chiariamo subito che tutta la normativa comunitaria è stata orientata e dettagliata per aumentare i membri, non per farli uscire. Quindi basti pensare a come proceduralizzato, come è chiaro, il percorso di negoziato per acquisire nuovi membri con l'allargamento, la Turchia ha tutti i vari dossier, i vari capitoli da discutere, che un processo che prende anni. L'ipotesi dell'uscita è stata messa lì nei trattati come ultima spiaggia, ma è molto più succinta, prevede diversi passaggi che non sono mai stati testati. Io credo che più che aspetti tecnici, gli aspetti delicati ci saranno quelli politici. Cioè, su cosa verterà il negoziato? Il negoziato verterà su quanti soldi la Gran Bretagna metterà ancora nel bilancio comunitario se rimane in qualche modo collegata. Modello Norvegia. La Norvegia non è parte dell'Unione Europea, non è parte dell'euro, ma contribuisce al bilancio dell'Europa perché partecipa al mercato unico, quindi continua a esportare beni e in cambio della circolazione dei beni accetta la libera circolazione delle persone, cioè i cittadini europei che vanno a lavorare in Norvegia. Sono pochi in Norvegia, ma la Gran Bretagna avrà lo stesso domanda. Se vorrà il mercato dovrà essere disposta, come la Norvegia, a pagare qualcosa, dovrà essere disposta a accettare persone, ma se accetta persone infrange quello che l'UKIP ha promesso ai votanti del Brexit, ovvero di bloccare il flusso di persone, di quei 300.000 di cui gli europei sono solo il 50%, perché tra l'altro questo è l'altro aspetto importante, di quei 300.000 persone che ogni anno vanno in Gran Bretagna per lavorare. Parlo di questa differenza tra i 300.000 e i 150 perché comunque la Gran Bretagna è membro del Commonwealth e di altri accordi di paesi del mondo, per cui un flusso di persone da altre parti del mondo arriva comunque e continuerà ad arrivare. Questo è il tema, quanto sarà delicato il bilanciare gli interessi della Gran Bretagna di continuare ad avere il mercato interno, gli interessi di paesi europei di continuare ad avere la circolazione delle persone e altri aspetti considerati sacri dal resto del club. Erano in molti a pensare che sul risultato del referendum avrebbe influito la tragica fine di Jo Cox, la deputata laburista uccisa a colpi d'arma da fuoco a Beanstall nei pressi di Leeds, da un uomo che le avrebbe gridato contro parole nazionaliste. There's a lovely picture actually of her campaigning for Remain in a boat with her two little...
I saw him, yeah, I saw him going like that, and the thing went. I saw him pulling the gun out, and then he went like that, you know, with it, and I fired one shot then. I think she represents the youth of this country as far as politics is concerned, because she's very open and she's very welcoming and she's very humane. Ovvio che come dire, il fronte del Remain non poteva puntare su questa drammatica carta che appunto sulla carta poteva rivelarsi vincente, però neppure questo tragico episodio è servito in qualche modo a rafforzare la posizione di chi voleva che la Gran Bretagna restasse. Beh, se sempre guardando i sondaggi che abbiamo detto prima non essere necessariamente illuminanti, non ha mosso nulla questo fatto drammatico avvenuto nel pieno della campagna elettorale, quindi sì, non ha spostato minimamente l'asse delle opinioni degli elettori. Tra i tanti commenti che abbiamo registrato ce n'è uno che merita particolare attenzione, quello di Romano Prodi, ve lo proponiamo. L'Europa è più debole, la Gran Bretagna è un paese molto importante, ha l'esercito più efficiente e organizzato dell'Europa, ha un mercato finanziario che è uno dei due mercati leader del mondo, cioè ha delle caratteristiche per cui uscendo dall'Europa, perché sia chiaro, la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, uscendo dall'Europa è chiaro che tutti questi problemi, tutti questi nodi verranno a galla, ma guardate però, sono più gravi per la Gran Bretagna che per noi. Tutto sommato abbiamo tutti un danno, perché invece di 500 milioni di abitanti saremo 440, perché perderemo le caratteristiche che abbiamo detto prima, però il lato debole di questa brutta decisione è da parte britannica. La Gran Bretagna ha votato come i paesi europei nelle ultime elezioni, cioè la parte ricca ha votato per la permanenza in Europa, la parte che è stata esclusa dalla globalizzazione, da questa folle politica di austerità europea, questi hanno votato per uscire. Attenzione che qui ci sono in gioco dei destini molto più profondi del nostro futuro, e non è soltanto il Brexit, ma è una politica economica che distrugge le basi di solidarietà dell'Europa. L'attacco, insomma, di questa intervista di Romano Prodi è l'Europa è più debole. Dobbiamo quindi pensare, insomma, che davvero all'orizzonte c'è questa famosa Europa a due velocità? L'Europa a due velocità c'è già e ci sarà sicuramente, c'è già perché c'è l'Eurogruppo, ci sono gli altri paesi, ci sarà sicuramente perché si possono profilare altri scenari nei prossimi periodi, ma il punto secondo me non è tanto il vantaggio o svantaggio di due velocità, ma è quale velocità. Cioè, se il differenziale fra le due velocità è fatto da paesi che tendono ad andarsene e paesi che stanno fermi, non è una grande soddisfazione avere due velocità. Quindi il primo punto è se l'Europa saprà riprendere velocità, qualunque siano le velocità in gioco. E il secondo punto è chi sarà a guidare il treno della velocità, chi sarà a dettare la velocità. Se dopo questa uscita la Germania, come temo, come penso, risultasse ulteriormente rafforzata, perché con una Francia più debole e una Gran Bretagna che era il terzo attore uscita fosse il padrone incontrastato, quella preoccupazione che ha il Presidente Prodi dell'Europa dell'austerità e della necessità di andare via dall'Europa dell'austerità, di interrompere questo ciclo, rischia di essere molto difficile. Tra l'altro sottolineo che la Gran Bretagna che ha votato non è stata soggetto all'austerità europea, perché la Gran Bretagna, essendo fuori dall'euro, non ha dovuto adottare il fiscal compact e quell'austerità che invece potrebbe spostare gli spagnoli o i cittadini della Grecia a voler lasciare l'Europa. La Gran Bretagna
c'è questo elemento di disaffezione, ma ci sono altre motivazioni che non l'austerità europea, che ha vissuto per esempio l'Irlanda insieme alla Francia e alla Spagna. Merkel, sono d'accordissimo con lei, certamente esce rafforzata all'interno dell'Unione da questo risultato, ma cosa potrebbe fare il resto dell'Unione rispetto alla Germania per in qualche modo neutralizzare le velleità ulteriori di rafforzamento della Germania? Beh, l'importante è capire quanto un asse con la Francia da parte di altri paesi, noi in primis, una Spagna tornata dopo le elezioni finalmente in una situazione normale, quanto questo, un'alleanza che non si tratta di fare le guerre, sia chiaro, si tratta di correggere il tiro in una logica di potenza con un paese come la Germania. Quindi un'alleanza nella quale il nostro paese, se mantenesse la stabilità attuale, potrebbe anche giocare un ruolo. La facilità di rompere l'asso franco-tedesco non la vedo molto abbordabile, però, perché la Germania ha molto vantaggio a vendere questo asse franco-tedesco, anche se in realtà è un asso tedesco-tedesco, la Francia ha tutto l'interesse a far finta che ci sia per mantenere la sua politica di prestigio. Abbiamo aperto con le parole dell'europeista Cameron e poi dell'anti-europeista Farage. Chiudiamo con il commento dell'europeista Renzi e dell'anti-europeista Salvini. Il popolo britannico nella giornata di ieri ha scelto. Noi rispettiamo questa decisione. Ora si volta pagina. È un giorno senza precedenti, un giorno non facile. Ma l'Europa ha dimostrato nel corso della sua storia di essere più forte di ogni e qualsiasi difficoltà. E sono qui per dire che l'Italia farà la sua parte nel percorso che oggi si apre. Se devo dare un nome all'Europa, voglio chiamarla casa. Perché la casa non è soltanto un luogo fisico. La casa è un insieme di sentimenti, è un insieme di emozioni. E la casa è un luogo di solidità e di sicurezza. L'Europa è casa nostra, non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra. Ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti. Lo diciamo oggi, più che mai, convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata, forse rinfrescata. Da Londra è arrivato uno schiaffone ai Napolitano, ai Prodi, ai Monti, ai Renzi, a quelli per cui l'Europa è cosa nostra, gli italiani non si impiccino. Quindi A, noi riproveremo fuori dal Parlamento a raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta anche agli italiani di votare. Noi settimana prossima andiamo a Bruxelles, chiedendo per l'ultima volta o l'Europa si ferma, riprende in mano i trattati, li cambia, li valuta e se ha voglia li riscrive, oppure giustamente ogni popolo va per la sua strada, perché dopo gli inglesi mi sembra che ci proveranno gli olandesi, poi toccherà i francesi, poi ci penseranno i danesi, gli svedesi. L'importante è che gli italiani non siano gli ultimi a scendere dalla barca che affonda. Salvini certamente in questa sua visione anti-europeista esce rafforzato, no, dalla vittoria del suo amico Farage, mentre Renzi anche lui ha predicato e seminato, come dire, una certa prudenza ma anche una certa serenità. Entrambi hanno ragione? Beh, Salvini ha ragione nel sottolineare che anche in Italia, come in altri paesi, i problemi di cui stiamo discutendo, di disaffezione nei confronti dell'Europa, di un'Europa sentita lontana, di un'Europa considerata come Europa dell'elite, ci sono e non possiamo nasconderli e non avremmo potuto nasconderli neppure se avesse vinto il Remain con 52-48, avevamo comunque un 48% di inglesi contrari e abbiamo paesi come l'Olanda, come la Francia, come la Svezia, come la Finlandia dove c'è un malessere fortissimo. E a paesi come la Spagna, sempre stato europeista, dove solo il 33% adesso ha una visione positiva su.
Renzi ha ragione sul fatto che la via per risolvere questa disaffezione, una via di lungo periodo, non è andarsene o fare un referendum e distruggere tutto, ma cercare di lavorare, lo dicevamo poco fa sull'altra domanda, cercare di lavorare perché ci sia una vera correzione di rotta dell'Europa. I cittadini europei hanno ragione ad avere fastidio nei confronti di un'Europa che non ha risolto le due crisi che in questi 10 anni stiamo vivendo, la crisi economica della Grecia e la crisi dell'immigrazione. Tutto il resto al cittadino medio interessa marginalmente. Questi sono i problemi, la disoccupazione, l'instabilità che percepita per la presenza di persone arrivate velocemente in modo non gestito e non controllato. Su questo bisogna lavorare. Se la strada per lavorare è quella di un referendum, mi sembra molto difficile che la strada per lavorare sia quella di un referendum. Un referendum riporterebbe l'Europa in una situazione ancor più di caos e complessa, incapace di trovare soluzioni. Nel frattempo i problemi monterebbero e ci troveremmo da soli, tanti paesi da soli, a cercare di risolvere dei problemi globali. Io ringrazio Paolo Magri per essere stato con noi. Grazie a voi. E ringrazio naturalmente tutti voi, questo speciale It's Brexit finisce qui, ci vediamo la prossima settimana.